Ciao, buonasera. Eccoci di nuovo su questi schermi al tramonto in quel di Genova, nel bel mare di Genova. Oggi è il terzo, cioè no, non ci prendete l'abitudine perché siamo a tre questa volta, credo che non sia mai successo. Intanto vi invito a iscrivervi al canale, al blog collegato a questo canale e a condividere, no, i video. Questa qui non è una restituzione come quelle due che ho fatto una dopo l'altra, dai giardini che stanno nelle vicinanze di dove abito. Non è una restituzione, ma è una riflessione, perché ho visto che c'è la playlist nuova di Zecca sulla spiritualità, che c'ha solo un video, che l'ho fatto l'altro giorno proprio. E allora è da riallacciare, continuare a riallacciare il discorso. Vi invito a rivedere il primo video di questa serie spiritualità, perché dico alcune cose, cerco di spiegare il mio approccio e le mie non pretese, e invece poi anche alcune pretese, perché se parlo vuol dire che pretendo di dire qualcosa, no? Magari non di nuovo, ma di dire qualcosa in un certo modo, qualcosa che in ogni caso io sento dal mio punto di vista che per stare bene con me stesso e con gli altri ho bisogno di dire, insomma, avrei bisogno di dire. Cioè, ma anche se non lo dicevi stavamo bene uguale, per carità, è così. Allora, l'altra volta, no, stavo parlando un po' dell'universo spirituale, dell'universo materiale, no? Della contiguità di questi due universi, e ho detto però anche della separazione di questi due universi, perché se noi pensiamo che il discorso partiva dal materialismo, dal fatto che se il materialismo pensa che questa sia l'unica realtà, l'unica dimensione, questa dimensione materiale sia questa, o anche qualcuno pensa delle dimensioni parallele, no? Se sono parallele comunque sono sempre dimensioni collegate che in qualche modo vanno in parallelo e sono delle ripetizioni di questa, quindi delle copie di questa, quindi delle copie più o meno diverse, più o meno distanti, no? Ma insomma è sempre una questione all'interno di un discorso armonico, se così si può dire, no? Di queste eventuali dimensioni su cui io non mi esprimo. Io cerco di separare, non per creare una crisi, ma di separare per, secondo me, per scindere, quindi per meglio comprendere, perché finché non si scinde, cioè lo scindere, la scissione, la separazione, la suddivisione è uno dei metodi della comprensione per capire bene una cosa, no? Se io ho un cesto con pere e mele dentro, devo cercare per capire quante pere, quante mele e tutto quello che ne consegue, devo cercare di separarle. Se invece le tengo tutte insieme, sì, vedo che ci stanno pere e mele, ho pere e mele dentro la cesta, basta, oltre quello non vado, e al limite posso dire la cesta pesa 20 kg, va. Quindi scindere per sistematizzare, per sistemare la consapevolezza anche, no? E la conoscenza e la comprensione, perché se non scindiamo una cosa, la cosa può rimanere confusa e quindi può rimanere meno compresa, poco compresa, compresa male, non compresa per niente.
e quindi questa cosa può creare vari tipi di problemi che poi ognuno se li gestisce dal suo punto di vista e secondo la sua personalità e via, e dall'alto o dal basso dei suoi problemi. E quindi ci sono molti concetti che sembrano operare per una confusione di queste due realtà, di queste due dimensioni, no? Che so, quella, qui ripetiamo, la dimensione materiale fatta da materia, energia, spazio, tempo, e la dimensione spirituale, per chi ci crede, per chi non può fare a meno di non considerare come reale con significato molto largo del termine, perché se in realtà intendiamo qualcosa verificabile, misurabile, sperimentabile e appunto soggetta a una misurazione quantitativa, magari la realtà spirituale non rientra in queste, perché non è, non parliamo di quantità, ma parliamo di, al limite, di qualità. E parliamo, credo, soprattutto di abilità, perché è la dimensione spirituale che ha abilità, la dimensione materiale è il riflesso delle abilità che la dimensione spirituale ha dato alla materia, con cui la materia si comporta anche a livello biologico. Perché se non dividiamo queste cose facciamo un gran casino, secondo me le cose stanno così, secondo me e secondo tanti altri, no? Non faccio nome di nessuno, non sponsorizzo, io ho ovviamente, seguo ad un percorso, faccio delle letture, ma il carattere del mio espormi in pubblico e il carattere che voglio dare a questi video e a tutto quello che scrivo non è teso a sponsorizzare un autore sull'altro o un percorso sugli altri, una chiesa sulle altre, una religione sulle altre, ma è teso a far riflettere in ogni caso per come aiuto alla riflessione, no? Per chi ritenga che quelle cose che dico possano essere un aiuto alla riflessione, per chi ritiene che dica un mucchio di cazzate o dica cose superflue, c'ha il click, chiude, arrivederci e grazie. Quindi, tornando alla necessaria separazione dei due ambiti, spirituale e materiale, quindi io penso che la dimensione spirituale, che è quella, la dimensione creativa, la dimensione che appartiene all'anima, allo spirito, a Dio, a questi concetti qui che sono alla base della creazione di tutto ciò che può essere creato, che è stato creato e che sarà creato. Quindi questa dimensione è nettamente separabile, anche se ovviamente permea tutte le altre dimensioni che ha creato, compresa quella materiale, questo qui che noi conosciamo come universo fisico. Quindi ci sono, però purtroppo, dovute ovviamente a cause storiche, culturali, tutte le cause che volete, si rivede il sole, tutte le vicende storiche, filosofiche che volete, è bello. Questo travaso di concetti, questo feedback continuo di concetti tra l'universo materiale, l'universo dello spirito, delle idee, del pensiero, è ovviamente naturale, ma crea problemi, ha creato problemi, può creare problemi anche oggi. Può creare, secondo me, delle comprensioni relative, a volte discutibili, proprio dei problemi che secondo me potrebbero impedire proprio il progresso spirituale. E questo
E questo ordine di idee, no, derivante appunto dal continuo feedback culturale di altro tipo tra questi due universi, tra questi due concetti, tra questi due che poi diventano sistemi di pensiero. Quindi questo continuo feedback è fatto anche di concetti che poi noi ripetiamo, diciamo, a volte senza pensarci, a volte in maniera automatica, a volte no, così, perché diamo per scontati come naturali nell'ordine delle cose, nell'ordine, quindi applicabili a qualsiasi ambito, no? E uno di questi concetti, per esempio, è l'evoluzione. L'evoluzione, che probabilmente è uno dei concetti più variamente definiti, e anche questo su cui si sono giocate delle partite enormi, no? A partire dall'evoluzione, dal fatto che noi in teoria verremmo dalle scimmie, cosa che in effetti è stata sempre rivenduta poi di fatto politicamente, ma è stata ben presto negata dalla stessa scienza, no? Quindi vi invito a sentire, adesso non mi ricordo esattamente i libri, però la prima cosa che mi viene in mente è i video di Enzo Pennetta, no? Che che in poco tempo riesce a sintetizzare un percorso sull'evoluzione, che poi diventa anche un percorso politico, un percorso storico, perché ovviamente è una cosa, no? Quindi sul concetto che la linea genetica dell'uomo si sia evoluta da quella dei primati, da animali inferiori, no? Quindi che l'uomo sarebbe fondamentalmente un animale, tutte queste cose qui, quindi e che la vita evolva in questo senso, insomma, questo il concetto dell'evoluzione, come poi rimane nella nostra cultura, è assai impreciso, è assai discutibile. Qui già si potrebbe aprire un mare di analisi anche sui testi storici, sulla Bibbia, tutte queste cose, e ci sono un sacco di autori che hanno fatto le loro fortune su questo, perché da Sitchin, Biglino e compagnia bella, tutta sta gente qui che neanche conosco benissimo, quindi di cui mi interessa relativamente, non è che sono disinteressato, però mi interessa relativamente. Quindi c'è questo concetto dell'evoluzione che può andar bene per spiegare certe cose in maniera molto grossolana, molto generica, ma non va bene nel momento in cui si pretenda di dimostrare o di determinare una necessaria evoluzione dell'uomo, della società e della cultura. Necessaria intendo quasi scontata. Evoluzione quindi in senso positivo, perché un aspetto della definizione del termine evoluzione è che la cosa che si evolve è una cosa che migliora in tutti gli aspetti, che complessivamente migliora. Poi l'evoluzione è anche fatta, no, di perdite di caratteristiche per acquisirne altre, quindi ovviamente come tutti i processi complessi è un processo che all'interno porta anche della distruzione, quindi del male, del dolore, no, comunque che a livello macroscopico, no, è volto per il meglio. E cosa che io non sto negando, non nego, però vorrei mettere dei paletti, perché ovviamente non possiamo negare l'evoluzione della tecnica, l'evoluzione tecnologica non la possiamo negare, però non possiamo neanche negare la perdita di valori, la perdita di a livello interpersonale e sociale
di cose, di modus operandi, di modus relazionandi, la perdita di un certo livello di etica, ovviamente non per tutti, però una degradazione dei costumi, e che qualcuno magari potrebbe chiamare anche come evoluzione, no? Quindi come le ragazze minigonnate delle scuole italiane di cui parlavo stamattina sulla restituzione di stamattina inerente a quel problema e a quell'articolo del Corriere della Sera. Quindi, siccome spesso sento, perché parlo di questa cosa? Perché spesso sento nell'ambito della spiritualità troppe persone, troppi concetti che non dico che tendano a negare i problemi della, anzi, assolutamente no, cioè uno che nega i problemi della modernità e che nega la possibile distopia che secondo me si sta formando proprio in quest'ultima decade ben precisa, e soprattutto poi in quest'anno a partire dal Covid, quindi non dico che negano questa cosa, ma cercano, magari hanno ragione loro, no? Cioè di rassicurare, tra virgolette, eccessivamente, ma non perché rassicurare sia sbagliato, anzi, cioè io se fate caso cerco di mettere un sorriso appena posso, anche quando racconto cose che mi fanno veramente incazzare, no? Quindi, e sono il primo a criticare i media che hanno un menù catastrofico ben preciso, ben confezionato tutti i giorni, no? Quindi ho scritto anche negli articoli, i media andrebbero per me completamente, il giornalismo andrebbe completamente rivisto. Un giorno ne parleremo anche di questo. E quindi bene per la spinta, no, a concentrarci sugli aspetti positivi dell'esistenza, sui pensieri positivi, sul fare del bene, su aiutare il prossimo, sul tutto bene, finché però questa cosa non faccia abbassare la guardia, mettiamola così, che credo sia più corretta, non faccia abbassare la guardia sul fatto che questa cosa possa non essere sufficiente, anche perché non è praticata, cioè certo, se magicamente oggi all'improvviso tutte e 7 miliardi di persone del mondo decidono di non commettere più reati, di aiutare veramente il prossimo, di smettere di fare cose che stanno distruggendo più che costruendo, quindi mi tengo molto generico, certo il mondo cambierebbe da in un attimo, se magicamente tutte, miracolosamente tutte le, no? Quindi, però visto che questa è un'utopia, non può accadere, sicuramente una maggior presenza di pensieri positivi, di persone che tendono al bene, che hanno un rapporto con gli altri, quindi anche a livello comunicativo, a livello quindi positivo, no? Che sostanzialmente, che fondamentalmente si pongono nei confronti degli altri con l'aiuto, come aiuto, come supporto, come, no? Perché fondamentalmente siamo tutti fratelli e stiamo tutti nella stessa barca. Questo va benissimo, è la cosa da fare in primis, anche perché la cosa è la più immediata, la può fare sia il colto che non il colto, no? Quindi che l'ignorante, perché è una cosa sarebbe no, far esplodere tutta la socialità che c'è in noi.
innata, perché siamo anche esseri sociali, esseri che comunicano. Stamattina lo dicevo, la vita comunica, percepisce e crea, no? Fa queste tre cose, la vita e quindi lo spirito, perché la vita e lo spirito, la vita è animata dallo spirito, quindi lo spirito anima la vita e quindi lo spirito e la vita queste cose fanno, creano, percepiscono e comunicano. E quindi va tutto bene questo discorso, e quindi bisogna lavorare, spingere per questa più possibile, e anche politicamente, dico io, perché la politica in ogni caso è l'ambito che è più capace velocemente di fare dei cambiamenti che favorirebbero tutto questo, come di fare dei cambiamenti, come abbiamo visto, che uccidono questo, no? Abbiamo visto benissimo da febbraio-marzo, il sistema ci ha fatto crollare, ci ha riversato sulla testa una cosa che non ci saremmo aspettati normalmente, le persone si sarebbero aspettate, che ha cambiato la vita e la mentalità e ha fatto acquisire alle persone dei circuiti mentali e comportamentali ben precisi in pochissimo tempo. Quindi il lavaggio del cervello mediatico, loro l'hanno visto, lo sapevano, ma ci hanno avuto la conferma che funziona alla grandissima e ha trasformato una marea di persone in collaborazionisti di questo sistema. Quindi quando io sento parlare spesso e unicamente di comunque quando sento parlare spesso nell'ambito della spiritualità comunque di una evoluzione, come se fosse naturale, come se fosse nell'ordine delle cose, no? Cioè la natura si evolve, l'uomo si evolve, la terra si evolve, l'universo si evolve e quindi, no, tutto si evolve e tutto andrà per il meglio. Non è detto che sia così. Non è detto che sia così perché ovviamente non dico che le cose sono predeterminate così, perché c'è sempre il libero arbitrio, no? Cioè, se no non diremmo niente e faremmo la nostra vita senza nessuna prospettiva e nessuno sforzo sociale di qualsiasi tipo, relazionale, solo per quello che ci fa comodo, no? Perché tanto sappiamo che la vita va come deve andare, a realtà come deve andare, e non è esattamente così, anzi. Quindi, però, quando sento parlare troppo, quindi, di evoluzione, di, no? E io un po' mi sarrizzano un po' i peli, perché io non sono sicuro che l'uomo stia realmente evolvendo. Sicuramente ci sono, oggi come oggi nel mondo, ci sono un sacco di persone che magari sono anche in aumento come numero, che sono mediamente assai più consapevoli di fatti molto importanti, realtà, di ambiti, no, appunto a livello culturale, spirituale, etico, molto elevato. Quindi è sicuramente forse l'epoca che ha più persone elevate, no, e più consapevole, perché di fatto la cultura dell'uomo è girata ancora per poco, ma è girata tanto, no? Quindi come è girata l'aberrazione, è girata anche la cultura e tutte le cose positive che porta la cultura in tutti i suoi ambiti, no? Quindi siamo a cavallo dell'epoca in cui c'è stata la maggior possibilità di esplosione della cultura a livello globale, quindi con tutti i benefici anche di ordine elevato, etico, spirituale, religioso, no? Quindi è un'epoca in cui
c'è un numero enorme di persone veramente consapevoli e prontissime già da oggi a vivere una realtà completamente diversa se dipendesse da loro, come non mai quindi questo numero, questo non si può negare, ma contemporaneamente non possiamo non vedere che probabilmente la maggior parte delle persone, anche se non sto dicendo che la maggior parte delle persone sono negative, no, maggior parte delle persone sono, tendono al bene, tendono ad essere positive, poi una minoranza no magari, ma una grossa fetta non ci riesce anche se vorrebbe, quindi è soggetta a tutte le tensioni, a tutte le manovre e a tutti i problemi che c'hanno le persone che non sono positive, diciamola così, per cui alla fine quelle che realmente riescono di fatto ad essere positive coerentemente, e gli assoluti non esistono, quindi ad essere prevalentemente positive per loro stesse e per gli altri, si ritrovano sempre in minoranza, anche se la maggioranza in teoria, come le elezioni, no? Cioè, c'è una minoranza positiva, una minoranza negativa e una maggioranza silenziosa che qualche volta sposa le idee della minoranza più consapevole e positiva, tipo ad esempio nel referendum bocciato di Renzi di pochi anni fa, no? E a volte invece la maggioranza silenziosa, purtroppo, perché non è sufficientemente consapevole, di fatto poi appoggia troppo spesso, direi più che altro, perché più che altro succede il contrario, appoggia il pensiero unico dominante che viene proprio invece dalle regioni del pensiero e dell'uomo più critiche, più negative, più discutibili. Quindi se è vero come è vero che c'è una importante fetta di persone, di esseri umani, di esseri spirituali abbastanza evoluti, come mai probabilmente nella storia, come numero così elevato, rapporto alla consapevolezza X possibile, no? Adesso sicuramente c'è un numero enorme di persone che forse come mai, ci abbiamo purtroppo una situazione invece generale in cui vediamo giorno per giorno il decadimento della cultura, dell'etica, della moralità, della convivenza civile, e sappiamo benissimo questi fenomeni a che cosa sono dovuti, no? Quindi c'è il tramonto adesso proprio dietro le case, credo che lo vediate, credo che si veda, eccolo lì. Quindi c'è questa grossa, sì, possiamo dire che c'è una lotta, no? Eccolo là, che se ne sta andando, bello. Eccolo che va, l'ultimo rimasuglio di luce, di sole, e poi c'è un po' di rosso di sera, sì, bello. E ve lo lascio così, finché c'è, lo lasciamo così, cerco di tenere la mano ferma. Quindi c'è, abbiamo queste due realtà di fatto. Quindi tutta questa evoluzione positiva non è così scontata, bisogna lavorarci, anzi più permetteremo alla tecnica e alla tecnocrazia di penetrare la nostra cultura, le nostre idee, il nostro corpo, il nostro essere, e più non vediamo, non siamo capaci di vedere i mille modi, le mille sfaccettature, i mille rivoli in cui questa tecnica usata in maniera schiavizzante, diciamola così, quindi non al servizio dell'uomo, ma questa tecnica
asservente, più non vediamo quindi i mille rivoli in cui questa tecnica penetra nel nostro vissuto, nella nostra cultura e nelle nostre idee, e più facciamo sbilanciare la bilancia dalla parte non della presunta evoluzione positiva, ma del suo contrario. Quindi è un'evoluzione verso il disastro, verso l'asservimento del pensiero, l'annichilimento dello spirito, dovuto al fatto che l'umanità ha ormai in mano le armi tecniche non solo per distruggere, che distruggere, quando una cosa si distrugge si ricostruisce pure, no, per fare qualcosa di peggio, no, per condizionare in maniera globale, inquietante, stringente, in modo che sia sempre più difficile condizionare la vita e le persone, quindi, e gli esseri spirituali, in un modo, quindi tutti noi, che resterebbe sempre più difficile da sganciare, quindi in un modo in cui sarebbe sempre più difficile liberarsi. Quindi la questione è questa, no? E siamo in conclusione, perché era, questo video vuole essere proprio su questa questione dell'evoluzione. Quindi, come nei miei articoli riguardo alla spiritualità, me la prendo un po' con dei messaggi, con delle concezioni che per me rimangono sempre all'interno del mondo materiale, mentre si pretende di parlare di spiritualità. Questo è uno di quelli, no? C'è anche questo concetto dell'evoluzione, e addirittura poi del fatto che si pensano, alcuni pensano che addirittura l'evoluzione, la nostra evoluzione in breve tempo farà trasformare i nostri corpi in corpi di luce, trasparenti, cioè si arriva a queste cose, no? E quindi cose secondo me un po' discutibili, che portano del tutto fuori strada, perché l'universo dello spirito è una cosa, l'universo spirituale creatore, la dimensione creatrice è una cosa, la dimensione materiale è un'altra, e anche se sono collegate sono due cose diverse. Quindi, ok, speriamo che sia riuscito a dire tutto quello che volevo, perché poi invariabilmente io, finito i video, sento che avrei dovuto dire anche altre cose, le dirò la prossima volta. Vi invito di nuovo a iscrivervi al canale, a condividere, a iscrivervi al blog collegato al canale. Buona serata e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao, statemi bene.